Radio Start Lab. A Orze Nuovi, dagli studios di Radio Start Lab, siamo lieti di presentarvi Ma che azzo stai dicendo? Ciao a tutti ragazzi, ed eccoci ritrovati qua ancora una volta. Io sono Azzo. Ciao dalla Vale. E stasera abbiamo un grande ospite. Yeah. Ciao ragazzi, grazie dell'invito a Start Lab. È fumato, no? No, sono un po' emozionato, giustamente, perché no, è la mia prima intervista. Quindi... Fortunatamente non si vede il rossore che hai in faccia, quindi, quindi le ragazze diranno che sei... hai una voce bella. In questa grande radio, poi dalla grande tradizione. No, comunque, Scrooge è con noi al microfono. Diciamolo. Esatto. Tu sei Scrooge. Scrooge, S-C-R-00-G-E. Così almeno sapete come cercarlo su YouTube. Esatto. Esattamente, guarda la Vale questo assist, dopo gli paghi. Perché? No, perché comunque non è scontato, mi raccomando, gli 00. Esatto. Esattamente, se andate a cercarlo, al posto di due O, come il film, ci sono i 20. Esatto. Ma una domanda che mi sorge, hanno significato questi 20? No, praticamente è stato molto una cosa semplice, dato che Scrooge è il nome preso da Christmas Carol, che è il film di Charles Dickens. Volevo dare un attimo di originalità al nome mettendoci i 20. Beh sì, comunque è una cosa bella per differenziare. Esatto. Hai voglia di parlarci un attimo di... Adesso che hai un attimo iniziato il discorso, come ti chiami? Okay. Chi sei, dove vieni, perché? Allora, sono un rapper emergente, quindi proprio alle prime armi, per così dire. Ho cominciato a fare questa esperienza, o comunque questa passione, all'età di 12-13 anni, dove praticamente mi davo da fare con il beatbox, quindi facevo le basi con la bocca, con i miei amici. Questa passione però non mi bastava solo fare una piccola parte delle varie arti dell'MC, volevo fare anche il rapper proprio a 360 gradi, quindi la costruzione del freestyle e dei pezzi. Volevi progredire, insomma. Esatto, volevo in continuo progredire. E da qui sei nato, insomma. Sì, esatto, ho fatto i miei passi che ti spiegherò e... E tutto. Esatto. E io so che tu praticamente, la tua prima canzone è stata un attimo così, è nata tutto da un contest, no? Sì, è nato tutto da un contest creato da questo rapper abbastanza famoso, comunque anzi famoso, che saluto, Marco Mixup, che praticamente ha voluto mettere in gioco i vari rapper emergenti di tutta Italia creando questo tipo di contest. Quindi ti ha dato un'opportunità a te e a molti altri. Esatto, ha dato un'opportunità. E niente, praticamente questo contest dava la possibilità a qualcuno di vincere e... E tu ci hai provato? Sì, ci ho provato e purtroppo non ho vinto, però è stata una bella esperienza. Sì, comunque, insomma, dopo la sentiremo, perché è quello che volevo portarvi un attimo l'attenzione, che fra poco questa canzone, che diciamolo, si chiama hashtag... Come si chiama, Scrooge? Hashtag guarda impara remix. Detto da lui ha tutto un altro significato. Sì. È stata praticamente la tua prima canzone, come... Cioè, messa su YouTube, no? Sì, la mia prova di coraggio, dove ho voluto mettermi alla prova per vedere cosa ne pensava comunque la gente di quello che facevo. Sì, insomma. E sicuramente l'ha pensato bene, perché è un bel pezzo. Dai. Ascoltiamocelo, dai. Lo stile scarseggia. Poi per la pussy 2 grammi di erba. Non cerco vendetta. Young rockstar rap sucker di merda. Perso nell'ira di Dio. Questi li voglio cenere. Una settimana da Dio. Non sanno più leggere. Fratello, buongiorno, sapore sottile contorno, mangio flow fuori forma. Le tue rime sanno di riforma, invidia abbonda su di me come pioggia. Puntano il dito, verso di me dicono di sapere un po' tutto. 4 rivolte, verso di te, su di freddo, colpo alla tua asciutto. Scriva profeta, nato, da una stella, cometa, questa vita non l'ho scelto. Bocca cucita, sarto, clava, età della pietra primitiva della scena. Fate bombe, ma saltate, live tra voi, ma vi insultate. Strofe vostre, mai ascoltate, già se scrivi puttanate. Gioco, ma c'è il coprifuoco, qualcosa da dire. Scooge per la strada fa uomo, se senti le voci da solo sembra di impazzire. Passione di attitudine, lascia perdere, umile. Piangono gli occhi, altitudine, dal basso beatitudine. Ha! Guarda impara, guarda impara, ripeti zitto, guarda impara, guarda impara, ripeti. Qui non piove mai, rispetto non ce l'hai. Di bello hai solo le Nike. Voglio un palco, non i like. E allora guarda impara, guarda impara, ripeti zitto. Guarda impara, guarda impara,
ripeti. Qui non piove mai, il rispetto non ce l'hai. Chi bello hai solo le Nike. Voglio un palco, non i like. E allora, finché vedi tutto viola code, ma sei daltonico. Non capisci la mia prospettiva. Sette teste, canonico. Scringe da un altro pianeta. Strofe X-Files fotonico. Comico, firmi per una discografica. Faggot, glory, all. Da 0 a 100 questi lascio tutti a piedi. Come se non fossero mai stati sopra questi marciapiedi. Lecca piedi, mi leccano i piedi fetish. Ma non sanno che sono mille piedi. Questa roba quasi comodo. Sputi sangue, mori stronzo. Non mollo, ultimo sforzo. Life monster, quasi nudo. Ci resti dietro il monitor. Strong, terminato. Lavoro troppo, dormo poco. Rabbia repressa, ora so. Siete finti fra in gruppo. Siete soli con voi stessi. Vi ho fottuti tutti in un giorno. Non credete mai in voi stessi. Yeah. Guardi impara, guardi impara. Non sei Scrooge, ha vinto. Guardi impara, guardi impara. Scrooge ha vinto. Deralizzi, chiami la clinica. Ti allacciano pure la camicia. Sudati di botto la mia vita. Sporo in bocca arancia meccanica. Bra. Guarda impara, guarda impara. Ripeti zitto, guarda impara, guarda impara. Ripeti, qui non piove mai, il rispetto non ce l'hai. Di bello hai solo le Nike. Voglio un palco, non i like. E allora, guarda impara, guarda impara. Ripeti zitto, guarda impara, guarda impara. Ripeti, qui non piove mai, il rispetto non ce l'hai. Di bello hai solo le Nike. Voglio un palco, non i like. E allora, guarda impara, guarda impara. Ripeti zitto, guarda impara, guarda impara. Ripeti, guarda impara, guarda impara. Ripeti zitto, guarda impara, guarda impara. Ripeti, guarda impara, guarda impara. Non sei Scrooge, ha vinto. Guarda impara, guarda impara. Scrooge, ha vinto. Guarda impara, guarda impara. Non sei Scrooge, ha vinto. Allora, questo era Scrooge, il nostro ospite, con Guarda Impara remix. Ma mi chiedevo fuori onda, Guarda Impara, hashtag Guarda Impara. Sì. Cos'è che significa? Perché per me può voler dire tantissime cose. Esatto. No, praticamente ti spiego velocemente. Guarda Impara è stata una condizione messa proprio dal rapper Marco Mixup, dove lui ha voluto creare questo contest con questo titolo della sua canzone, che è un testo abbastanza cattivo. È molto toccante, ma sulla questione proprio guarda e impara, perché comunque diciamo che l'arte dell'MC o comunque il rap è un po' anche l'egocentrismo, no? Esatto. Quindi di essere sempre un attimo meglio degli altri, però comunque di, tenendo sempre il tuo mondo, cioè, esatto, questo sono io, tu, questo guarda sono impara. Io, esatto, guarda e impara, che non è male, esatto, insomma. E quindi da qua sì. Poi sei partito, insomma, sei andato avanti creando la prossima canzone grande, che andremo a ascoltare. Creando praticamente la tua la canzone che ti ha introdotto, sì, su YouTube. Esatto. Dove ho proprio preso le mie, dove ho preso la i miei identità. Passi, esatto, la mia identità tramite questa canzone. Ce la racconti un po'? Adesso che poi una chicca ve la facciamo ascoltare, sì, perché è veramente bella. Però prima, per spiegare un attimo anche ai telespettatori, è una grande cosa, yeah, poi verranno, perché i grandi telespettatori tra 5-6 anni, sì, abbiamo molti progetti, insomma, esatto, le persone che ci stanno ascoltando. Sì. Cos'è? Rainbow? Rainbow praticamente è una questione molto semplice che forse pochi hanno capito. Cioè, se voi ascoltate il pezzo, è un pezzo malinconico su una base abbastanza allegra, creata dal mio bro Jack the Smoker, che saluto. E praticamente cosa vado a spiegare? Vado a spiegare una parte importante della mia vita che ho passato, quella del divorzio dei genitori o delle varie situazioni. E ho voluto comunque reinserirla in questo progetto che sto creando. Quindi, scusami, quindi sì, praticamente la tua prima canzone su YouTube tua, esatto, parla di te stesso. Esatto, parla di me. È una cosa bella. Esatto, cioè, non ho voluto dare venduto. Esatto, no, non è la questione del venduto, ho proprio voluto dare un'impronta a chi voleva ascoltarmi che riguardasse me. Quindi chi è Scrooge? Cos'è che ha passato Scrooge? Quindi volevo dare un attimo questa idea a chi mi ascoltava. Quindi un pezzo anche introspettivo, diciamo. Esatto, molto introspettivo, che guarda molto veramente al mio passato. Un po' come l'idea di Scrooge, no? Che ha i fantasmi che ripercorrono il passato, bella, presente e futuro, esatto, no? Un attimo queste situazioni qua, io ho giocato molto su queste situazioni. Sì, quindi anche chi l'ascolterà poi, che poi
sta avendo un bel successo, ne parlavamo prima fuori sì. onda. Adesso su YouTube 3000. Cioè, per non aver mai fatto un live o comunque. Diciamolo, sì, esatto. Tu sei perché... un rapper non emergente, di più di esatto, emergente. Esatto, sono proprio in emergenza. no, sì. Di più che emergente. Indigente. Sì, esatto. No, adesso stiamo no, scherzando. No, però comunque ha avuto. Siamo a 3350. Esatto, che. Insomma, ragazzi, qua che... è una persona tranquilla. No, no, infatti. Cioè... cioè, non è che tu sei pubblicizzato sulle TV o cose varie. Cioè. Sì. Diciamo, tu fai pubblicità come noi sui social, Facebook, esatto. Instagram. Comunque è una cosa molto importante che 3000 visualizzazioni non sono da poco. Ascoltiamocela. Rainbow. Ti correvo dietro, nei peggio bar svuotavi di colpo quelle birre medie. Raccontavi cazzate, pa ti chiamavo, dicevi sono in cantiere. Fanculo. Sono a Shutter Island, la testa sotto la cassa. Non dico niente per niente, sei leso fra permanente. Guardo le ore non so, piove di rotto da un po'. Tipo sta roba non torna, tipo l'ascolti una bomba. Dopo la tempesta nella testa rainbow. Mi chiedono bra ma come fai? Gira la testa per questo castello. Guardo fuori e beve rain. Da solo sotto il cielo scoperto. Sono morto da tempo lo sai yeah. Mio padre contro mia madre yeah. Arbitro in un incontro di box. Cambio. Sono come Jack indemoniato. Mi sento come Danny parlo insieme a Tony. Sto quasi terrorizzato. Montenegro e poi parlo con Lloyd. Ma non c'è calma. Frate qua manca l'aria. Ti arriva in faccia un triciclo. Wendy passami la canna. Dopo la tempesta nella testa rainbow. Mi chiedono bra ma come fai? Gira la testa per questo castello. Guardo fuori e beve rain. Resto da solo sotto il cielo scoperto. Sono morto da tempo lo sai. Mio padre contro mia madre. Arbitro in un incontro di box. In alto mare ci tocco. Lo so la faccia da stronzo. Sei peso un pezzo di bronzo. Sbronzo col succo acido. Senti il flow, lo stile. Scrugge labirintite. Non so cosa vuoi dire. Non capisco le tue domande. Penso pa ti sei perso. Hai perso l'autostima. Ne avevo già sentite tante. Morassi peggio di prima. Il mio corpo una barchetta. Veloce la paraffina. Cado nel vuoto in fretta. Il cielo mi fa da guida. Questi grandi piccoli materiosca parlano i vermiciattoli. Nella fossa dissolti dalla pressione. Nona sinfonia di Beethoven. Entro nel bar, la tipa storpia. Cialanca sbilenca, fra troppo mesca. Non esco da qua, corova milk bar. Frate una rissa, ti parte via la testa. Ti suono visita sorpresa, come The Large. Il mio flow nel tuo brain esplode extra large. Dopo la tempesta nella testa rainbow. Mi chiedono bra ma come fai? Gira la testa per questo castello. Guardo fuori e purple rain. Resto da solo sotto il cielo scoperto. Sono morto da tempo lo sai. Mio padre contro mia madre. Arbitro in un incontro di box. Siamo tornati con Scrooge. Siamo sempre Radio Startlab e mi sorgeva una domanda, nel senso che, sì. Ok, Rainbow, pezzo veramente bello, okay, ma grazie. Da dove è nato? Nel senso che prima di arrivare al rap, prima di arrivare a essere ciò che sei adesso, okay. C'è qualcosa che ti ha influenzato? Allora, io prima di tutto volevo dire che ho cominciato ad ascoltare musica veramente da molto piccolo e sono appassionato di tutti i generi musicali, quindi non ho una tendenza ad ascoltare più rap americano come piuttosto che altro. Come ogni buon musicista. Piace tutta la musica. Esatto. E io ho cominciato ascoltando il mio rapper, che è uno dei miei preferiti, Fabri Fibra, con il pezzo Momenti No, dell'album Mr. Sympathy del 2004, che è un pezzo che comunque... in certi casi richiamo un attimo, non so, questa situazione rainbow malinconica di Fabri Fibra. Eri molto giovane nel 2004. Ero piccolissimo. Sì. Già ascoltavi praticamente. E già ascoltavo questa cosa. Poi un po' quest'onda dopo Fabri Fibra e Tradimento e Bugiardo e gli altri due album che hanno susseguito la sua carriera, ho voluto spaziare su altri tipi di generi andando su piuttosto che l'elettronica, hardcore e dopo comunque seguendo... punk rock hardcore, dove suono un po' di batteria e chitarra, però comunque da autodidatta. Un po' tutti. Sì, cioè. Esatto, un po' un mood a 360 gradi di musica perché mi ha sempre appassionato. Dove comunque, se posso introdurmi, sì. Aiuta.
credo che comunque possa aiutare un musicista alle prime armi o comunque che sta per progredire, ascoltare vari tipi di musica. Esatto. Vari tipi di musica, perché alla fine ti forgia, ti forma, ti dà una mano, anche perché non ti soffermi solamente sul rap. Hai una creazione, diciamo, di idee più varia. Puoi avere più idee su tante cose che magari non tutti riescono a fare, perché comunque manca l'ascolto, comunque l'interesse ad ascoltare un altro genere, che a è importante. Sia di testo, sia di testo che di base, esatto, musicale, esatto, perché sì, tanti diversi generi di musica ti producono a te dentro diverse emozioni, esatto. Quindi se sai che magari vuoi fare, non so, un ultimo singolo sì, più cattivo, sai che magari ti spingi su un certo, certo tipo di musica. Esatto. Vuoi fare una canzone un po' più triste, magari sì, un po' ecco, ti vai su altri questa tipi. Cosa, diciamo, però che non è ancora uscita del tutto in me, perché comunque sto emergendo e comunque sto seguendo un attimo, perché comunque anche se sto progredendo sempre con i miei lavori, sto cercando anche di studiare sempre di più la questione musicale, cosa potrebbe piacermi, perché vorrei creare proprio un suono inusuale. Cioè, vorresti fare della tua musica? Della mia musica, esatto. E quale, dici un po' anche per un attimo far venire questa voglia all'ascoltatore? Sì, la tua musica, diciamo, cosa, che nella tua comunque, musica cosa vuoi trasmettere? Voglio trasmettere comunque quello che è il personaggio di Scrooge, no? Ok, quindi la rabbia, la grinta, la forza, cioè nel senso proprio un Ghost Rider, capito? Come il film. Esatto. E non è male, non è male come idea. Esatto. Soprattutto su questa cosa qua della forza, vorrei farvi sentire questa canzone di Salmo. Non è la cresta a fare il punk, i baggy a fare il rap, il club che fa il club, live fast, die young, rap hooligan, Salmo Docet, perdo il filo dal concept, perdo la memoria dopo 20 once, non smettere di correre, scrivi cerca tra la coltre, siamo solo un soffio sotto la polvere, valiamo esattamente quanto ciò che cerchiamo, chi lascia un segno non è umano come i cerchi nel grano, la miseria vi sorride con i denti d'oro, senti sordo muti in coro, tagliati i capelli e cercati un lavoro, tipo alternativo, selettivo, questo merda la descrivo esattamente in base a come vivo l'infanzia sopra i roller, a cacci con i miei fratelli collar, sto agitato come un disco un techno folle, la mia macchina non sa la prove, giro da solo, provo le strofe, non saluto nessuno perché ho la testa altrove, vita mondana, plana, fine settimana, tua moglie è colana, imparla per la faccia da puttana, vesti slick, abbinato per quell'habitat, fica la tua macchina e non giri con chi capita, fighe di legno con i mostri a fianco su una Mustang, vi vedo fare i boss in disco senza un soldo in tasca, se non hai soldi sicuro non sei nessuno, ma se sei qualcuno è perché devi soldi a qualcuno. Shot, nessuno aspetta un anno mi consuma, vorrei che casa mia fosse il raggio della luna, intelligence no human, Salmo le bon, scrivo da quando rubavate motorini con il tirabuscion, mi strofino sulla confusione, ho una cornice d'oro intorno al quadro della situazione, vivo in ogni città sopra ogni palco, aspettando un figlio di puttana che mi paghi il minimo che valgo. Mai come vuoi, mai come vuoi, il contrario di come dovrei, il contrario di come mi vuoi. Prendimi come ti viene, come sono, scusami se ha sottono ma non ragiono più, sono fuori di me, fuori di me, fuori di me, fuori, fuori di me. Prendimi come ti viene, come sono, scusami se ha sottono ma non ragiono più, sono fuori di me, fuori di me, fuori di me, fuori, fuori di me. Beatmaker senza beat, senza flow, senza swing, rap slayer, piove sangue come Kerry King, stizzo cervelli, psicoanalisi tra i versi, parole nelle immagini come da Londra Banksy, sto nella testa dei depressi, pallidi, passo la vita a suonare nei locali più squallidi, la provvidenza è un occhio che mi sorveglia, la fame di fama che ci tiene la mente sveglia, fa prendo banconote, suonano senza note, sto contro il muro, non ho futuro come Johnny Rotten, guardando gli altri ho imparato a restare in volo, non darmi consigli, so come sbagliare da solo, spunto da banchi di fumo, come sistema binario tra chi sei cerca di essere il numero uno, se non hai soldi sicuro non sei nessuno, ma se sei qualcuno perché devi soldi a qualcuno. Mai come vuoi, il contrario di come dovrei, il contrario di come mi vuoi. Mai come vuoi, il contrario di come dovrei, il contrario di come mi vuoi. Prendimi come ti viene, come sono, scusami se ha sottono ma non ragiono più, sono fuori di me, fuori di me, fuori di me, fuori di me. Prendimi come ti viene, come sono, scusami se ha sottono ma non ragiono più, sono fuori di me, fuori di me, fuori di me, sono fuori di me, sono fuori di me.
Yeah. Questo che avete appena sentito era Salmo con Rancio della Luna. Yeah. Scrooge, sì. Mi è sembrato di capire che ti piace particolarmente questa canzone. Sì, perché praticamente, da come ti ho detto, il mio percorso di ascolto musicale e di strumento, ho cominciato proprio a fare rap, ok, chiamiamolo così, all'età di 14-15 anni, cioè proprio a scoprire quello che volevo fare. La prima canzone che mi è balzata all'occhio su YouTube è stata, cazzo, Rancio della Luna, è stata epica per me, è stata proprio una forza. Stavi per dire Rainbow, che esatto. È la tua, no? Che è la tua. Esatto, è la tua forza attuale. Esatto, la mia forza attuale, esatto. Parlando di attuale, sì. Insomma, attuale, futuro, cosa hai in mente? Allora, io sto lavorando a Milano con Jack the Smoker e Gian Gilion, che saluto, in uno studio di lavoro. È uno studio di registrazione, non di lavoro, scusate. Dove praticamente sto creando un mio disco indipendente. Però mi stanno dando una mano e quindi li ringrazio tantissimo per quello che stanno facendo per me. E niente. Il disco cosa? Beh, del disco vi posso dire che comunque avrà qualche sonorità diversa dalla solita trap che magari si può ascoltare adesso, quindi magari si troverà un pelino di originalità, insomma. Quindi, come tu hai detto all'inizio del nostro programma, esatto. Sei un artista originale. Sì. Cerco di portare la tua musica, insomma, a un altro livello, a un qualcosa che l'ascoltatore può dire, cazzo, questo è Scrooge. Sì, esatto, è quello che voglio portare, perché comunque è fondamentale caratterizzare un artista sia dal modo di rappare nel rap e nel modo in cui sta sulla strumentale o il beat. Quindi diamole un attimo l'anticipazione che stai lavorando per un album. Esatto, e quindi sto lavorando per un album che dovrà uscire fuori. Sì, esatto, dovrà uscire. Siamo praticamente al nono mese ormai di gravidanza. Sta per nascere quindi aspettiamo. Vi posso dire che butterò un pezzo su Spotify molto presto. Bello, questa cosa qua è una cosa che è sempre interessante sentire. Esatto. La metodologia degli artisti un attimo, esatto. Anche perché tu mi dicevi un bel po' di tempo, sì, fa, siccome insomma ci teniamo in contatto io e te, sì, insomma gli ascoltatori non lo sanno, ma se sei qua è grazie anche alla nostra conoscenza extra radio, esatto, extra, esatto, anche di tutti i giorni, no? Esatto. Mi dicevi che hai proprio un tuo pensiero nel buttare fuori le canzoni, cioè delizi un attimo l'ascoltatore. Sì, esatto, io ho un po' questo gioco del ti faccio sapere qualcosa ma non te la dico fino in fondo come va a finire. Esatto, vediamo anche sulle tue pagine quando stai per pubblicare la canzone nuova. Sì. C'è un qualcosa di nuovo, ma non ve lo dico, cioè, esatto, ti lascio un attimo con l'acquolina in bocca. Esatto, voglio lasciare sempre quell'attimo di mistero, comunque di confusione per l'ascoltatore, perché è un attimo anche quello, giocare un po'. Esatto, comunque tutto il clou, diciamocelo, del nostro programma è questa hit. La hit, sì, che hai buttato fuori, come si chiama? Water in the House. Sentiamocela, perché ragazzi è questo il succo. Vivi in strada, morti in casa, brada, space shuttle NASA. Da ascoltarti mi sembra una lagna. Sei così figo ma riesci solo a farti una cagna. Che cosa ho detto? Fai corvo, tuo corpo ci sta in un cassetto. Vivo di getto, non corrisposto, il corpo in digetto. Per poi provo sdegno, coglione per capire ti faccio un disegno. Ma è stato in arresto, pulsante dietro la schiena ti arresto. Concetto concesso in questo riflesso all'esterno. Fidato delle persone sbagliate, un buco dentro lo sterno. Accendi lo stereo, ti porta il malleolo, io sono serio. Lo prendi per scherzo, voi state ridendo, io sono serio. Scrooge, vivo dal giorno zero, ci credi che sclero davvero in questo buco nero? Non credo di esserci dentro. Lo job, Mary Jane, su capalle, hand job, photo, hardcore, Peter Parker, Baphomet Dream, what the fuck? Mi vedono specchietto mentre guidi, one chance. Esplode il parabrezza, brezza, colla, resina, car glass. Spalli di me senza metter la faccia, nonchalance. Che vuoi che faccia? Tu senti ultrasuoni, ti salto i neuroni. Avete cashmoney, lavorate da troni. Ghiaccio nel bicchiere di questi coglioni. Fanno i finti ubriachi, ma tornano sobri. Sotto senza considerazioni, dal naso perdete le cellule grigie. In testa vi manca le materie prime, le vostre parole sono solo illusioni. Gli occhi di voi stessi, chi pensate di prendere fessi? Uscite con ragazze lesbiche come skin degli scancanensi. Cazzo pensi che quello che fate mi interessi? In ginocchia ti fai un tiro di sigaro con i baffi e poi paghi interessi. Perché mi fissi? Adoro i vinili. Vorrei le vostre teste tagliate, sentire stronzate sopra giradischi. Guarda che insisti, siamo istintivi, voi gangster infami con i distintivi. Correte come i conigli.
correte come i conigli. La vita va presa così se la vi. Prendi la cosa con me, veda qui. La gente qui smascella come il coccodrillo di Crocodile Dundee. Volontà peso medesimo chic. Porti le canne, le tiri così. Porti di pacchi e li porti così. Scusa, questione di essere un bi. Water in the House. Scrooge, sì. Questa qua è praticamente il tuo ultimo singolo. Quello sì. Che hai buttato fuori 2 giorni fa. Esatto, ho buttato fuori 2 giorni fa ed è un attimo quello che caratterizza di più il mood del disco. Perché comunque tanti hanno voluto dire la loro, giustamente, perché quando uno ascolta un pezzo ha un pensiero soggettivo ovviamente della cosa, pensando, ma cazzo guarda come fa le canzoni, eccetera, però... picchia forte questa. Esatto, anche perché diciamolo è più corta rispetto a Rainbow, sì. Però veramente è rap più cattivo, esatto. Più forte, è proprio una metodologia di musica diversa, sì. Secondo me è intrigante anche dal punto di vista del mi fa piacere di chi può ascoltarla, insomma, esatto. Ai diversi generi e si sente, sì. Scrooge, noi ti ringraziamo di essere stato qui. Grazie. Se vuoi a voi. Pubblicizzare un attimo le tue pagine. Esatto, allora se volete seguirmi su Facebook Scrooge, scritto ovviamente con i 2 zeri. Su Instagram con Scrooge Shut Up, scritto in inglese, quindi okay. Ci sono, è abbastanza pratico. Interline, cose, no? Ho scritto tutto. No, attaccato. È proprio Scrooge Shut Up, esatto. Okay. E niente, quindi dopo volevo ringraziare voi che mi avete ospitato. È sempre un piacere. Quindi sono contentissimo di essere stato qua alla Start Lab di Orzi Nuovi e... è stata una bella esperienza. Speriamo di risentirti in vista del tuo disco. Ecco, dai, al massimo mi rinvitate con l'uscita del disco. Ma volentierissimo, anzi. Ecco. Ci manca. Questa è la fine, se abbiamo fatto l'intervista con 2 singoli. Sì. E anzi, 2 singoli e la canzone che ti ha buttato su. Sì, diciamo quella che mi ha dato un attimo la carica. La esatto. Sull'album, appena lo fai, ci saranno più canzoni e veramente abbiamo veramente voglia di sentire. Ti posso solo artisti. Dire che sono 15 tracce, non ti dico di più. Bella già, questa. Già questo. Già questa è una bella cosa. Comunque, ragazzi, è stato bello stare con voi stasera. Un ringraziamento speciale a tutti quelli che questa è la mia seconda puntata del programma Ma che cazzo stai dicendo. Volevo ringraziare tutti e soprattutto la Vale che stasera è stata qua con me. ciao dalla Vale, sì. Dal nostro DJ Valluz, prego. E niente, grazie a voi, niente. Ragazzi, vi voglio bene, ascoltateci su Facebook e su Instagram Radio Startlab. Vale, se vuoi aggiungere qualcosa, sì, no, sui contatti. Esatto, sui contatti, sempre i soliti, Instagram Startlab. Easy, semplicemente, molto siamo, semplice. Siamo sempre noi. Su Facebook Startlab o hashtag Radio Startlab. E su YouTube Startlab, tutto attaccato, mi raccomando, perché se lo scrivete staccato trovate un'altra cosa. Quindi esatto. Tutto attaccato. Non si è capito? Questo è il nostro. Ma guarda che anche se DJ cerchi solo Startlab, ti posso assicurare che, perché io lo pubblicizzo tutti così. Valo su questo. Scusa, ma su questo... la gente non l'ha sentito. Radio Startlab su YouTube. La voce del nostro DJ Valuz, che ringraziamo e siamo veramente contenti di averlo qua con noi e solamente con noi. Ragazzi, alla prossima. Questo è Ma che cazzo sto dicendo, vi voglio bene. Radio Startlab.